che bello. Studi artisti. Di contrapposizione, cioè il mio, qui vabbè, è suggestivo, lui lo riconoscete per quello dei chiodi, da intenderci, e io sono là. Ah, fantastico. Abbiamo questo percorso, quindi ogni rampa c'è, ci sono io, c'è lui, ci sono io. Ah, fantastico. Ci siamo messi in contrapposizione. Nelle scale. Esatto, quindi bello. Parto io e poi dopo c'è lui e così via. Che bello. Il nostro studio. Fantastico. Fantastico. Il invece è il tuo? Sì, questo qua sono i miei, appunto. E lui, vabbè, ragionate, quello dove vedete i chiodi e le viti è Daniele, gli altri sono miei. Ok, fantastica. Fantastica, bellissimi anche i tuoi lavori. Veramente. Allora facciamo una salita. Via, bella sta cosa, piace molto. Ma ecco perché la signora parlava delle tue. E lavora con i chiodi, fa questi. Sì, lui trasmai poi dopo ovviamente c'è tutto un suo. Una sua ricerca che vi spiegherà meglio. Chiaro. È inutile che vi. Sì. Appunto, ovvio, è un discorso un po' di tridimensionalità, certo. Di uscire il quadro, poi anche il colore del chiodo che riporta, alla fine porta fuori il disegno. Quindi. Certo, sì. Poi dopo, vabbè, ci sono anche personaggi per lui simbolici. Chiaro, certo. Se invece il tuo lavoro è più, diciamo, quasi più grafico. Esatto, il mio penso che sia più grafico. Sì. Più, ovvio, sono personaggi che ognuno, bene o male, c'ha anche dietro qualche piccola storia. Certo. Sua, però mi interessa più il lato, l'impatto grafico, la semplicità del tratto. Chiaro, sono molto più semplici, diciamo, molto. Nella sua complessità cerco di essere molto diretto, molto chiaro. Simile. Poi dopo, ovvio. Ovvio, ognuno ha un po' la storia, non so, può essere il David Bowie, ma allo stesso tempo è il David Bowie versione Space Oddity. Certo. Junk. Cioè, quindi sì. Cioè, sono un po' delle micro storie, però a me interessa che la gente abbia subito un impatto grafico. Della chiaro. E dopo, dietro, qualcuna c'ha anche delle belle storie. Ovvio, non so, il cuore col serpente, vabbè, alla fine... Visto così è un po' simbolico, sì. Un po' questo da Adamo ed Eva, anche so, chiaro. Da l'omino che tiene il cuore che poi alla fine è un verme, cioè cresce questo verme. Bellissimo, sì. Cioè il cuore mimetico, questo nascondere i propri sentimenti. Ovvio, dietro ognuno c'ha tutte delle sue micro storie. Sì, sono personalità che però sono cose dell'umanità. Esatto, non so, per quel cuore, alla fine uno lo vede un cuore e dice come mai è verde, però un cuore mimetico. Ci può ragionare e farci una storia dietro. Ognuno può essere interpretata come vuole. Chiaro, certo. Ciao, io sono Fanny, Davide e Dara. Ciao. E lui e poi sono rimasti pochissimi ciclisti. Perché oggi hanno defezionato tutto. Pochi non buoni. Sì, no, infatti la domenica bollente, per dopo ci hanno telefonato un sacco di persone che avevano aderito, ma poi in realtà alla fine... Non si è visto nessuno. E invece ci parli del tuo discorso delle viti e dei chiodi e del perché usi questo... Il perché è la solita domanda che tanto io non so che cosa dirvi, nel senso che prima... No, la storia, diciamo, più che il perché, la storia di questi chiodi. La storia, perché poi è successiva. Sì, no, ma le storie di quella... Se mi chiedessi il Big Bang o poi dopo tutto quello che è successo. Io so tutto quello che è successo, il Big Bang... Non lo sai. Non so. No, ma nel senso che cioè come lavori, come la tua idea di questi chiodi. Diciamo che si vede molto bene la rampa sotto, cioè Salvador Dalì. Sì. Salvador Dalì è tipo il quarto ritratto che ho fatto. Uh-huh. Per cui è proprio i primordi e lì si vede che è tutto piatto. Mm. Per cui quando io ho iniziato il chiodo era inserito fino in fondo. Pian piano sono andato a creare questo spazio che qui è molto evidente. Certo, ecco. E quindi che si crea veramente come una in questo quadro qua, dici questo. Sì. Dove c'è veramente il chiodo ha diverse. Sì, ma poi tutti quelli recenti, nel senso che è stata proprio un'evoluzione, nel senso che sono andato pian piano ad alzarmi un po' di più. Come certo. Io la chiamo altezza, poi profondità, però. Chiaro, sì. Per quindi per aumentare questo effetto di tridimensionalità all'immagine che è fatta col chiodo. Bisogna poi anche considerare che
Io sono solito dire che per pressione i chiodi abbiano succhiato il colore, nel senso che adesso questi qui. Ma sono i gradelli, sì. Questi qui tre sono tutti colorati. Sì, anche i chiodi, dici? Sì, sia i chiodi che il filo. Ah, ecco, perché invece colorati. Su questi qua invece i chiodi non sono colorati, invece sono uguali. No, sono grezzi. Certo, sono certo. Grezzi. Sì, 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 invece... Ah, ecco, ok. Qui, su questi tre qui... Ah, già. Invece sono colorati. Già. Però anche lì so darti una spiegazione. No, ma sul perché ho fatto, perché questo chiodo è qui, perché quello è lì. Sì, ma in quel senso te devo dire, ecco, ma in quel senso devo dire. No. Ma la domanda monte, perché i chiodi? È quella lì. È quello che risposta. Non puoi chiedergliela. Perché probabilmente era una manciata di chiodi che non sapeva che No, penso che sia molto più subliminale, cioè sì. Penso che sia molto più profonda la radice, perché poi forse per una sorta cioè, di sono partito da niente e una sorta di contornare, di voler contornare, esatto. E fermare l'immagine. Diciamo che la linea di recinto, contorno sì. Recinto. La che linea poi di contorno è stata un po' l'inizio, se vuoi, ma a livello visivo. Chiaro. Perché ovviamente c'è il seguire una linea. No, questo fino a quando ero schiacciati a zero, certo, quando iniziato a crescere la linea di contorno ha perso. Chiaro. Di valenza, certo. Ma poi c'è l'ombra, il discorso ombra, no? Per cui cambia continuamente, quello è il fatto che non si vede, nel senso che per adesso non sono ancora riuscito a fare un'esposizione come dico io con le luci giuste, perché ci vorrebbero le luci, perché tu vorresti che l'ombra si vedesse, la luce direzionale su ogni in ogni caso per forza c'è la seconda del quadro, ovvio. Certo, perché ad esempio poi i quadri si vede, cioè, dipende da come sono illuminati i ritratti, ovviamente, è chiaro. Sì. Quindi le ombre correttamente dovrebbero essere a destra. Ah. Però è anche vero che a seconda della giornata il quadro poi cambia a seconda della luce. Ma guarda, fare un video un giorno probabilmente lo faccio, solo che io prima facevo cinema, poi ho avuto ancora questo rapporto travagliato con il cinema, però funzionano come una meridiana. Appunto, esatto. Metti al sole e fai soprattutto questi ultimi che hai fatto molto, esatto. Cioè ultimi che hai detto che sì. Sono dei questo qua è come Marilyn, è come Marilyn sotto. Uh-huh. Quindi non è più un supporto di legno, ma è un supporto di plastica. Sì, bellissimo. E lì sì, quindi è un po' più complicato a fissare il chiodo, forse. Ci sono anche un paio di mie coronarie qua in mezzo, perché mentre lo facevo. Ah sì, eh? Perché si spacca come niente. Ma in chiodi? O lo fuori a. Ma lo fuori a caldo? Sparandolo prima. Ah già. Poi è quel rispedì. Già. Qua se parte un pezzo si spacca tutto. Già. Come hai colorato le bianche? È dietro, è dipinto da dietro. Quindi com'è? Però non è, cioè dietro gli ho messo un pannello di legno per sorreggere. Cioè i chiodi, anche per sorreggere i chiodi. Per sorreggere la struttura. Però il disegno è su plexiglass. Sì, ho capito. Cioè sulla faccia dietro del plexi. Quindi tu una volta che hai dipinto tutto il lavoro alla fine di staforare e lì hai sperato che non si spaccasse perché... E inchiodare, sì, giustamente. Ho sentito dei crack che ho detto no. E invece adesso l'ultimo chiodo, soprattutto l'ultimo chiodo, perché i primi sai, dici vabbè. Marilyn l'ho finita poi ieri mattina alle 6:15. Ah, sì? Perché volevo finirla per questa mostra qua, per questa manifestazione qua, esatto. Quindi... Straordinario. In casa mia è più simile all'inferno. Sì, va benissimo, permesso. Eccoci qua, quindi anche questi lavori qua sono... Ah, bellissimi anche qua. Ah, ma cosa dice la foto di Carlo? Che tu sei... Che sono quattro. Esatto. Sì. E qua solo che c'era molto più casino. Un po' di finizia l'ho fatta per quanto... Fantastico. Beh, è giusto. Però lavorandoci e vivendoci... Bello, penso delle api. Bellissima anche. Questi qua due sono insieme a quello là con i gabbiani. Fanno parte di 12 opere, cioè avevo fatto una serie di 12 con un tema, con dei materiali, e questi sono. Quei due sono un po' più vecchi, bellissimo. Per quanto poi siano delle mosche bianche, perché ai tempi lavoravo come da lì, per cui ero tutto piatto.
certo, non c'era la spazialità, certo, questi qua invece erano tridimensionali, sono tridimensionali, per certo, cui, però di quel periodo ci sono questi due fatti così, certo, fantastico. E poi c'è questo qui, questo con le viti, invece questo con le viti, questo qua è di una serie di opere che io chiamo le mie cover, uh-huh, nel senso che sono disegni di altre persone che io rifaccio. Sì, perché tu generalmente usi sempre dei soggetti che prendi, ci cioè sono delle fotografie, ritratti. Considera di... sì, che questi sono ritratti, questi qua sono più miei, nel certo, senso che queste sono idee mie, i gabbiani, chiaro, l'appeso. L'appeso. È una carta... È una carta dei tarocchi. Già, è una carta dei tarocchi. E quindi questo qui è la zattera della medusa, sì, di sì, Gerico, sì, in sì, particolare, sì, che è fatto con solo viti, però il procedimento che c'è qui è lo stesso che vi ho detto dei chiodi sui ritratti, per cui sì, il colore, la cover di quest'anno è un quadro di Ernst, uh-huh, Il trionfo del surrealismo, non so uh-huh, se avete, L'angelo del focolare si chiama. Sì, 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 sì. E c'è una bestia che sì, danza, sì, 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 quello lì. Ah, la stessa tecnica, per cui sono sempre viti, mm-hmm, però sono tutte colorate. Ok. Per cui sia le viti che il filo sono tutti, tutti colorati, colorati. Mentre adesso questo qui invece erano ancora... Questo qua era ancora grezzo. Grezzi. Questo sì, qua che... era ancora grezzo, c'era sempre un tentativo di andare a richiamare il colore del fondo attraverso... Il colore della vite, il certo, filo colorato. Certo, sì, però non è la stessa cosa. Però colorato così a mano, sì, ovvio che c'è tre volte tanto di lavoro, perché ogni singolo... Ah già, tra l'altro cioè, è un lavoro enorme. Su quei tre lì che avete visto, sì, ogni singolo chiodo... Devi andare a ridipingere tutto. Due volte. E già, per una mano sola non basta. Ti devo dare un fondo, perché l'acrilico su metallo non tiene. Quindi dai un fondo... Do un fondo e poi do l'acrilico sopra. Lavoraccio. Il fondo poi ha un odore chimico che non vi lascio. Forse lo dai a pistola oppure a pennello? No, a pennello. A pennello, perché a pistola alla fine ci ho provato, ma c'è uno spreco di materiale enorme. Già, quindi chiodo, sono chiodi, gli devi mille, girare tutto intorno, quindi col pennello perdi un po' in pulizia. Perché ovviamente spalato con la pistola rimane proprio compatto, col pennello ti rimane la bolla. Ah già. Vabbè. Però... Sì, vabbè, non è così. No, non è così fondamentale. Sì. La visione è qua, è quella che io chiamo il mio nudo. Ma un mio nudo nel senso che, come ti dicevo, quello che dico io qua sopra. Certo, è chiaro, in quel vuoto che c'è lì. E quindi in quel vuoto lì, così è come se lo vedessi. Certo.